Dentro o fuori nel momento della verità, l'Unibasket Lanciano è pronta e determinata a dare il massimo per conquistare con tutte le forze il lasciapassare per la finalissima contro la Sutor Montegranaro in gara 3 di Orsogna. La Val di Ceppo che ha liquidato Chieti è già in finale. I ragazzi di coach Corà che, dopo aver ribaltato la gara 1 alla Bombonera, dal punto di vista psicologico hanno motivazioni enormi nel pieno recupero di forza, grinta e lucidità, qualità fondamentali per fare propria l'importantissima posta in palio. La decisiva partita che deciderà chi tra i frentani e la Sutor raggiungerà in finale Val di Ceppo si giocherà domani 12 maggio alle ore 18 presso il palazzetto dello sport di Orsogna, al seguito della squadra marchigiana 70 sostenitori, polverizzati tagliandi a disposizione della Sutor in pochissimo tempo col sold out. Al fine di evitare code e inconvenienti di ogni tipo a causa del numero esiguo di posti disponibili e in seguito alla grandissima richiesta di biglietti, la società di casa consiglia agli appassionati di recarsi al Palasport con netto anticipo. Ricordiamo il fischio d'inizio alle ore 18. Coach Corà presenta l'importantissima partita. Quando si dice clima di playoff, questo è il tipico clima di questi momenti. Siamo consapevoli di aver rischiato molto con la prima partita, abbiamo corretto il tiro, ma domani si inizia 0-0 e quindi è tutta una partita da giocare, una partita da lottare. Siamo consapevoli, insomma, di quanto è importante questa partita. Direi che in questi momenti conta molto la tranquillità e soprattutto la sicurezza di fare le cose che abbiamo fatto sempre quest'anno. Mercoledì in gara 2 c'è stata comunque una prestazione importante della squadra che è riuscita a riportare la serie in parità. Pensa che si possa ripartire da questa prestazione come buon viatico per questa partita? Ma sai, una cosa che tante volte ci si dimentica di analizzare è che in campo ci vanno anche gli avversari. Noi eravamo certo molto, molto determinati a fare un po' rispettare forse anche i valori, insomma, rispetto a quello che è stato la qualità del gioco espressa nel campionato. Loro credo che mercoledì siano stati un pochettino più molli rispetto alla partita di domenica. Verranno qui molto arrabbiati, ma arrabbiati lo siamo anche noi, e quindi mi aspetto una partita molto importante da parte della